Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Oggi siamo tornati con il settimo capitolo della rubrica Le Casate del Crogiolo, che vedrà come protagonisti assoluti i celestiali cavalieri abitanti del Sanctum. Dopo i corazzati angeli celesti, toccherà alle ultime due casate, Repubblica Sauriana e Selvaggi, essere prese in considerazione per concludere il ciclo. E sarà quindi arrivati alla fine che qualcosa di nuovo prenderà vita. Forgiatori tutti, è con immenso piacere che colgo l'occasione per comunicarvi che, in collaborazione con il buon Carmelo Massimo Tidona, che ne ha curato la traduzione, le cronache di Inca e Ragno seguiranno le orme della lore sulle casate che abitano il pianeta al centro dell'universo. Questo nuovo ciclo di storie sarà basato sui racconti dello scriba di Casata Selvaggi, che ci guiderà, attraverso i suoi racconti, alla scoperta di nuove avventure accadutegli sul crogiolo. Fatemi sapere quindi nei commenti se vorrete una piccola anteprima nelle prossime settimane. Tornando a noi, non ci resta che entrare nel paradisiaco territorio dove la luce, la giustizia e la rettitudine sono il pilastro principale della società Sanctum. Andiamo a dargli un'occhiata. Sanctum. Sospese come per magia, al di sopra della superficie del crogiolo, fluttuano molte isole. Improbabili paradisi di acqua, pietra e rigogliosa vegetazione. Alcuni credono che siano l'inizio di un nuovo strato del crogiolo che sarà assemblato dagli architetti nei millenni a seguire. Altri ipotizzano che questo nuovo strato sia già in costruzione e che queste isole non siano altro che gli scarti di tale processo. Molti di questi territori sono governati da un collettivo chiamato Sanctum, uno stato-nazione teocratico unificato da una fede incrollabile e protetto dagli angelici cavalieri del Sanctum, nonché da vari altri ordini cavallereschi e crociati. Un regno sicuro, pulito e piacevole in cui vivere, una rara combinazione per qualsivoglia reame nel crogiolo. Ovunque si spieghino le ali dorate dei cavalieri del Sanctum, gli innocenti e i giusti possono riposare beatamente, sapendo di essere protetti dalla Chiesa dell'Occhio Aperto. La definizione di termini innocente e giusto, naturalmente, sono stabilite dalla Chiesa stessa. La maggior parte dei seguaci in carne e ossa del Sanctum è composta da esseri umani, ma risulta evidente come la Chiesa dell'Occhio Aperto non abbia avuto origine nel mondo umano. È possibile che il Sanctum e la sua fede siano nati entrambi sul crogiolo, forse a immagine e somiglianza degli Arconti, con cui i primi seguaci entrarono in contatto. E gli allievi e i monaci grigi sappiano qualcosa al riguardo, non è dato saperlo. In ogni caso, non condividono tali segreti con i non illuminati. Sebbene si ritenga al di sopra delle preoccupazioni terrene, a volte anche in senso letterale, il Sanctum mantiene una rete di comunicazioni regolari con il mondo sottostante. Missionari, ambasciatori e persino mercanti si aggirano per le strade dei villaggi e delle città del crogiolo o visitano i luoghi più selvaggi e inospitali pur di portare la verità del Sanctum ai non illuminati. In genere, questi viandanti sono i benvenuti e là dove non lo sono, beh, è a questo che servono i cavalieri. Società. La religione del Sanctum insegna che, attraverso la meditazione, l'apprendimento e la crescita spirituale, un essere può raggiungere l'illuminazione e trascendere la necessità di un corpo terreno. Molti dei cavalieri e dei chierici di rango più alto sono esseri spirituali di pura energia. Le possenti armature potenziate indossate dai cavalieri non sarebbero infatti altro che dispositivi di contenimento per le loro essenze spirituali, e altrimenti non potrebbero in alcun modo influenzare il mondo fisico. Perfino le maestose ali scintillanti e le spade dorate brandite dai cavalieri sono delle proiezioni spirituali, qualcuno potrebbe dire psichiche, della volontà del credente, rese possibili dall'utilizzo dei sacri ember, e ulteriore prova della natura divina e spirituale di tutti gli esseri. Molti spiriti del Sanctum possono manifestarsi esclusivamente nelle sale consacrate delle loro cattedrali,
o attraverso le sacre armature dei cavalieri. Gli spiriti più potenti, chiamati angeli, non sono più soggetti a tali limitazioni e sembrano essere in grado di manifestare se stessi e la loro volontà direttamente come esseri di fulgida luce dorata. Tuttavia, sono ancora molte le creature in carne e ossa che formano i ranghi del Sanctum. Raggiungere l'illuminazione non è poi così semplice, e per molti il viaggio intrapreso conta più della destinazione. C'è perfino chi professa che gli spiriti del Sanctum siano sempre stati degli esseri di energia e che l'illuminazione e la trascendenza siano impossibili, una truffa perpetrata nell'arco dei secoli per opprimere le masse. Ma questi eretici vengono prontamente messi a tacere dall'intervento dello stesso Sanctum. Tecnologia. La tecnologia più rinomata del Sanctum è proprio la gloriosa armatura dei suoi cavalieri, un potente involucro cibernetico che rende chi lo indossa più forte, più robusto, più veloce e consente allo spirito cavalleresco che lo utilizza di compiere imprese straordinarie. Buona parte della tecnologia del Sanctum si affida alla energia spirituale del proprio fruitore e gli Ember vengono incorporati in queste tecnologie per fungere da condotto di energia. Nel caso dei cavalieri, questa energia viene spesso incanalata in ali e aureole di luce dorata che conferiscono ai guerrieri una maggiore mobilità e una percezione tattica superiore del campo di battaglia. Anche le armi vengono potenziate da questa energia dorata, dando origine a strumenti offensivi di luce pura, scudi che pulsano di potere e altri effetti che riflettono e amplificano la determinazione del cavaliere. Fatta eccezione per i cavalieri, la maggior parte dei membri del Sanctum sembra vivere il proprio ascetismo in maniera quasi pastorale. Le opere architettoniche del Sanctum sono magnifiche, ma sono erette secondo tecniche più tradizionali che mai, risalenti ai secoli passati. Gli archivi del Sanctum sono stilati a mano, con carta e penna, il cibo viene coltivato in modo onesto e faticoso, e in generale i valori come la virtù, la semplicità e la pace vengono posti al di sopra di tutti gli altri. Questo almeno per ciò che riguarda le opere laiche. Le cattedrali vere e proprie sono considerate dei monumenti alla luce interiore e alla gloria del Sanctum, e per esse ovviamente non si bada a spese. Arconti. La differenza tra un potente angelo del Sanctum e un arconte sembra sottile al punto da apparire insignificante a molti credenti del Sanctum stesso. Dal punto di vista della Chiesa, gli arconti sono la manifestazione esplicita di tutto ciò in cui essi credono, un'anima pura, una conoscenza perfetta e libera da qualsiasi limitazione della forma fisica. I cavalieri del Sanctum sono bramosi di imparare da tali creature e gli arconti, a loro volta, sono altrettanto interessati a essere visti, trattati e venerati come divinità. Certi arconti si rivelano addirittura all'altezza di questo ruolo e si impegnano a migliorare le vite spirituali dei loro seguaci. I Sanctum rappresentano la vera e propria incarnazione della giustizia sul crogiolo, con il loro credo saldo e la loro incorruttibilità. Anche in Keyforge questa caratteristica viene perfettamente rispettata, dato che dalla nascita del gioco tutte le carte Sanctum hanno sempre preso in prestito Ambre catturandole dall'avversario, dato che rubare rappresenterebbe un reato in totale opposizione con la natura degli angeli lucenti, a parte in sole due occasioni, con le carte Demon Cavaliere e Scrivana Faviana. Queste sono le uniche due creature che permettono di rubare in questa casata dal 2018, anno di nascita del nostro gioco di mazzi unici. Che questi due precursori possano rappresentare una scissione futura di questa casata, che vedrà magari la nascita di Sanctum Oscuri? O è soltanto un qualcosa di irrisorio, che non rappresenta nessuna minaccia che possa incrinare l'onestà della casata dei Celestiali? Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazioni di massa
E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!